Ciao, sono Andrea e sono il tuo biologo di fiducia. In questo video ti porto da Runemans, la serra più grande che c'è al mondo di importazione ed esportazione di pesci tropicali. Ora vi mostrerò ovviamente un po' di clip girate all'interno e vi faccio questo voiceover per il semplice fatto che alcune cose ho dovuto ovviamente tagliarle, non potevo mostrarle e quindi era molto più facile appunto farvi vedere queste cose in cui vi racconto un po' quello che abbiamo visto. Adesso vi mostro brevemente appunto diverse clip. In questa, ad esempio, vi faccio vedere come gestiscono il monitoraggio degli animali. Quindi davanti scrivono nel frontalino scrivono appunto la specie, eccetera, luogo di provenienza, fornitori, eccetera. Nella parte del retro invece scrivono tutto quello che viene fatto, quindi i cambi d'acqua, la tipologia di alimentazione e come vengono gestite le vasche, quindi con eventuali, ad esempio, note se hanno dei problemi, eccetera, eccetera. Qui invece è come appunto vengono pensate le vasche, hanno i carichi e scarichi automatizzati, filtrazione tutta a spugna e a sabbia dietro, quindi ci sono alcune parti in cui riescono a togliere, lavare e sistemare tutto molto velocemente, con i coperchi leggermente in pendenza in modo tale che l'operatore, finite le operazioni di pesca e manutenzione, può sempre chiudere i coperchi. Questo è per ottimizzare sia ovviamente l'evaporazione, infatti dentro c'era soltanto un 65% di umidità, quindi per rendere comunque il tutto vivibile, e anche per ridurre i costi, visto che comunque scaldare l'acqua costa molto e tenere i coperchi chiusi è un risparmio energetico non da poco. Grossi ambientamento, in questi cestini venivano tenute delle specie di betta selvatici, soprattutto macrostoma, in modo tale che non si rovinassero gli esemplari, e qui invece sono tenuti CPO, quindi cambarelle su Pazquarensis, in modo tale che non si schelino e non si diano troppo fastidio. Thank you.
c'è una strada di qua dentro. Ovviamente invasivi come la merda, cioè in Florida è pieno così. Di partire qui, eh? Sì, no, penso più che sia praticamente, cioè, molto ridotto. Che cosa c'è da questo?